Salve a tutti, quest'oggi voglio fare un video sul bullismo e in generale su tutte quelle forme di violenza che avvengono all'interno dei gruppi, quindi nonnismo, mobbing e altre cose di questo genere di cui si parla molto in questo periodo. Sicuramente anche l'ultima situazione che è successa a Roma per cui una persona si è suicidata, un ragazzo, in seguito a effetti a casi di bullismo nei suoi confronti. E ne voglio parlare anche perché ho visto un video di Nichilista sull'argomento che ho apprezzato molto, perché secondo me è andato un po' oltre quello che si sente spesso in televisione, che cioè una certa ipocrisia, per cui tutti si stupiscono che avvengono questi eventi, queste cose, come se non fossero sotto gli occhi di tutti e non capistassero invece spesso, e noi facciamo finta di non vederli fondamentalmente. E sono d'accordo con Nichilista quando dice che nel 95%, più o meno adesso a livello... probabilmente indicativo, però dice che nel 95% delle classi avviene bullismo, e io oserei dire che nella maggioranza delle situazioni lavorative e di altri gruppi avvengono situazioni di violenza più o meno verbale o anche di altro tipo. Quindi apprezzo il coraggio con cui Nichilista non solo ha fatto anche outing, che secondo me è una cosa positiva, in cui lui ha parlato dei suoi casi in cui è stato spettatore diretto del bullismo quando era più giovane, ma anche per aver detto questa cosa molto rompendo delle ipocrisie, cioè italiani brava gente o chissà che cosa brava gente. In realtà il bullismo avviene, in realtà noi facciamo finta, molte persone fanno finta di non vederlo, ma lo vediamo. Poi ovviamente quando ci scappa il morto allora salta fuori ma no, ma qua, ma come mai, ma come, ci fanno delle domande anche un po' retoriche, con delle risposte secondo me a volte che lasciano il tempo che trovano. E sono portato a fare questo video anche perché personalmente ho letto questo libro suggeritomi da una persona che conosco e che studia psicologia, perché mi interessava l'argomento, ne ho parlato già in un altro video, ma fondamentalmente devo dire che il libro mi ha un po' deluso, perché viene descritto un po' quello che è il bullismo, ma non vengono date vere, forti soluzioni, ricette per contenere questa pratica sociale, che però è molto diffusa, perché questa è la verità, è molto diffusa. Bene, allora in questo video mi permetto di dare tre suggerimenti forti, buoni, per le vittime di bullismo, nel momento in cui vivono il bullismo, per difendersi da questa situazione che secondo me è penosa sia a livello psicologico, oltre anche a livello fisico, credo soprattutto a livello psicologico, visto quello che è successo anche a Roma, ma come ne ha parlato anche Nichilista, eccetera. Bene, allora io propongo questi tre metodi. Il primo metodo lo chiamerei il metodo Schweppes. Il metodo Schweppes, ovviamente questi primi tre metodi servono per quel bullismo soprattutto di tipo verbale. Per il bullismo invece che passa a azioni violente fisiche, proporrò altre soluzioni. Per queste tre soluzioni concrete, dirette, sono dedicate a quello che è il bullismo verbale, e sono dedicate alle vittime per difendersi dal bullismo verbale. Allora, primo metodo, come dicevo, il metodo Schweppes. In cosa consiste il metodo Schweppes? Mi scusi se la dita, se uso un nome di una bibita piuttosto che un'altra, ma in realtà va bene qualunque bibita gassata. Il metodo consiste in questo: mettiamo che il bullismo avviene a scuola, quindi nelle prime ore della mattina, durante la colazione si beve una grande quantità di Schweppes o un'altra bibita gassata, e possibilmente se ne porta comunque da bere anche a scuola. Tutte le volte che diventa vittime di episodi verbali di bullismo, la reazione deve essere un fragoroso, roboante rutto nei confronti di chi ci attacca verbalmente. Il rutto deve essere ripetuto, roboante, forte, potente. Il rutto, secondo me, è una forma di contestazione, di controaggressione in maniera anche simpatica, che secondo me può bloccare sul nascere qualunque forma di insulto in maniera simpatica. Ovviamente parliamo sempre di aggressioni verbali da controbattere, quindi con una reazione verbale particolare, il rutto. E questo è il metodo Schweppes. Un altro metodo, io direi un pochettino più invasivo, diciamo, se non funziona il metodo Schweppes, è il metodo fagiolata. Il metodo fagiolata la vedo un po' più difficile prepararsi la mattina, insomma. In che cosa consiste? Quindi dovrebbe essere preparato la sera prima. Per chi ce la fa anche durante la mattina, ma vi spiegherò, credo sia un po' difficile. Cioè consiste nel mangiare una grande quantità di fagioli la sera prima di andare a scuola. Chi ce la fa anche la mattina stessa, ma poi andiamo un po' avanti con i tempi, quindi non credo che basterebbe. Questo perché? Perché creiamo una situazione dal punto di vista digestivo che porta ad avere altri tipi di potenzialità nel nostro corpo, e parliamo ovviamente di flautolenze. Ovviamente bisogna trattenere la flautolenza e utilizzarla, come nell'altro caso, tutte le volte che veniamo aggrediti verbalmente. Di nuovo bisogna utilizzare la flautolenza in maniera centellinata come risposta ad ogni insulto, ad ogni provocazione verbale.
E ovviamente la flautolenza rispetto al gutto ha anche una forza in più, perché non è solo fragorosamente, come dire, reattiva, ma ha anche una portata odorosa che può, diciamo che aumenta la forza, diciamo, di questa espressività. E questo per quanto riguarda il metodo fagiolata. L'ultimo metodo, che sono un po' restio a comunicare, perché secondo me è un metodo che può essere pericoloso dal mio punto di vista e che in mani sbagliate potrebbe fare dei danni, e quindi io invito a usarlo come estrema ratio nel discorso della, appunto della dialettica tra bullo e vittima. Però capisco che in certe situazioni in cui le altre due cose non funzionano, è giusto che la vittima debba avere anche comunque una terza opzione di forza per poter reagire. E il metodo, il terzo metodo di cui parlo è un metodo appunto un po' più invasivo. E prima di tutto vi dirò come realizzarlo, e poi non so neanche che nome dargli, quindi magari il nome lo lascio aperto a voi. Il metodo va realizzato o avendo un po' di raffreddore, e quindi o procurandoselo se uno non ce l'ha, oppure un'altra opzione può essere quella di fumarsi due o tre sigari, un po' di sigari il giorno prima. Questo perché il sigaro tende a creare un po' di muco all'interno del sistema respiratorio. Questo muco poi durante la notte tende a, come dire, a ostruire, a sedimentare nel setto nasale e crea praticamente quello che volgarmente viene chiamato moccio, insomma, caccola. Bene, perché è importante avere questa cosa qui? Perché anche questa può essere un'arma impropria, secondo me, pericolosa, da usare con molta intelligenza, ma è un'arma anche questa, perché nel momento in cui noi abbiamo all'interno del nostro setto nasale una quantità di questo mucco, lo possiamo usare lanciandolo contro chi ci verbalmente ci offende. Io credo che non ci sia qualcosa di più, come dire, invasivo, disgustoso, che una cosa del genere lanciata verso gli altri. Quindi la vittima, in momento in cui si trova proprio all'angolo, in cui non riesce più a non sa cosa fare, non sa come fuggire, si sente distruggere la sua identità, nella sua dignità, in tutte queste cose che sono importanti, di fronte a ripetizioni di verbalizzazioni negative, eccetera, deve attaccare in questo modo qui. Ovviamente invito sempre a farlo con una certa intelligenza, perché, come dico, è una cosa, secondo me, un'estrema razza, insomma. Ovviamente va usata poi, nel momento in cui la si usa bisogna centellinarla, perché bisogna stare attenti a non finire le munizioni, perché poi può essere pericoloso, perché dopo, quando sono finiti i colpi, insomma, si torna in balia dell'aggressore. Quindi magari esercitatevi a casa, vedete anche come riuscite a usare questa arma e poi comunque utilizzatela solo in condizioni veramente disperate. Questo per quanto riguarda il bullismo verbale. Ovviamente esiste anche il bullismo, il nonnismo, il mobbing fisico, cioè lo stalking fisico, però sempre dico, quindi cioè per delle persone che attaccano la vittima in maniera fisica. In questo caso non credo che bastino queste, si può provare a utilizzare questi strumenti, ma credo che non siano sufficienti. Esistono altri metodi, che dico tra il serio e il faceto, questo ve lo dico. Uno è per esempio lo spray al peperoncino. Lo spray al peperoncino, che in molti paesi è legale, anche in Italia c'è una sentenza del Tribunale di Bolzano, mi pare, che ne parla, che è utilizzabile dai semplici cittadini come arma di difesa. Infatti viene utilizzato sia in America soprattutto come antistupro dalle donne. E in Italia ho visto degli articoli in cui viene usato per esempio da alcuni negozianti, nel momento in cui gli arriva il delinquente magari armato di coltello, loro non vogliono rischiare di uccidere l'aggressore, e quindi usano questa cosa qui, che in effetti non può essere letale. Il peperoncino non può portare alla morte di chi lo riceve, e quindi per questo credo che sia legale, e però ha una grandissima potenzialità, perché molti pensano che il peperoncino abbia solo delle capacità, come dire, limitative della vista, cioè acceca chi lo riceve addosso perché brucia gli occhi, e qui è l'errore. Perché in realtà, per questo bisogna fare attenzione quando lo si usa, quindi la vittima deve essere oculata nell'utilizzo del peperoncino. Il peperoncino è terribile anche da un punto di vista respiratorio, perché il peperoncino praticamente, quando viene spruzzato, crea una nuvola che si espande. Se questa, ovviamente come dire, la persona aggredita deve fare in modo che questa nuvola si espanda e lui se ne tenga distante, perché se rientra anche lui all'interno di questa nuvola, non solo non vedrà più niente, ma andrà incontro all'improvviso, immediatamente, a una crisi respiratoria, perché il peperoncino in contatto con la gola, con le tonsille, eccetera, crea un fortissimo dolore, un fortissimo bruciore che impedisce praticamente di respirare, comunque limita la respirazione e manda in panico, ovviamente, perché quando uno non respira più va in panico. Ovviamente se uno la vede male, persa per persa, dice cadiamo tutti a terra, va bene la vittima, però credo che sia più intelligente che la vittima, nel momento in cui lo usa, cerca di tenersi lontano, di modo che
paralizza l'aggressore o gli aggressori, ma lui al tempo stesso mantiene mobilità, visibilità e respirazione, di modo che può gestire la situazione. Poi a quel punto lì la vittima può decidere se chiamare la polizia, fare una denuncia, oppure, non lo so, legare gli aggressori nel momento che gli aggressori sono stati troppo violenti nei suoi confronti per limitarli prima che riprendano, la mobilità e tutto quanto. Bene, questo, poi ci sono anche altre cose tipo il taser, che sono queste armi che usano gli americani, soprattutto la polizia, ma queste non sono legali e quindi non ve ne parlo neanche perché non sono disponibili per il pubblico. Bene, questa è la mia soluzione, perché come vi dico, io ho letto, sento, come diceva giustamente anche Nichilista, al di là delle battute, della volontà di farla un po' sull'ironico, ma anche leggendo questo libro, ma anche quello che diceva giustamente Nichilista sul fatto di quello che dice la stampa, i giornali, gli educatori, gli psicologi e quant'altro. Cioè sentiamo un sacco di suggerimenti, dibattiti sul petto, abbiamo sbagliato, bisogna stare più attenti, eccetera, però alla fine non cambia mai niente, perché fondamentalmente finché non ci scappa il morto non se ne parla neanche, e quando ci scappa il morto se ne parla per una settimana e poi non se ne parla più, magari dicendo ma sì, tutto sommato era un caso isolato. Ecco, questo a me dà, non so se a voi, a me dà molto fastidio, e quindi io invito le vittime, giovani, meno giovani, donne, uomini, membri di una minoranza, chiunque, a reagire in ogni modo, ovviamente secondo quelli che sono le leggi in vigore, però a reagire, non lasciarsi schiacciare da questa aggressività e non pensare assolutamente che la colpa è la loro, ma la colpa è sempre del bullo, qualunque siano le motivazioni che lo portano ad agire. E infatti è il bullo che viola la legge, non è la vittima. La vittima ha diritto di reagire e di difendersi, e i metodi che vi ho detto sono molto buoni secondo me. Io spero che li utilizzerete se siete vittima di bullismo o se lo sarete, e aspetto dei commenti, dei suggerimenti e delle critiche. Grazie a tutti per avermi ascoltato e alla prossima.